Eccoci tornati in diretta con il nostro Giuseppe Melina, direttamente da Girifalco, un cuoco professionista. Questa sera abbiamo proprio un professionista, abbiamo già fatto le tagliatelle al pesto, ora stiamo facendo gli gnocchi al forno. Gnocchi, prego. Sì. Allora. Buonasera. Ma Mario, buonasera, Mario da Crotone, come va? Ilona, è passato Natale. E i filosofi non mancano mai. Mai. Cioè, non hanno capito che uno chef come questo, come il signor Giuseppe, ce ne stanno pochi. Grazie. Devo fare i complimenti per come lavora veramente bene. Poi un buon cuoco lavora con le mani, quindi le uova, come ha detto lui, le aveva già lavate prima, comunque non è quello il problema. Il problema sta che la gente deve fare sempre qualche critica, deve trovare, come si suol dire, il pelo nell'uovo, che non riesce mai a trovare. Io guarda, comunque, stasera ho provato a cercarlo il pelo nell'uovo quando rompeva le uova il signor Giuseppe. Simona, sì. Ha fatto le tagliatelle bellissime veramente, mia moglie ha preso già tutti gli appunti. Buono, ma anche gli gnocchi, tua moglie li faceva col prezzemolo? È molto bello, veramente bello. Mario, caro Mario, senti, ma tua moglie li faceva con il prezzemolo, gli gnocchi? No. Neanch'io, guarda, la prima volta dopo assaggerò e vi farò sapere senz'altro. Infatti lei diceva, deve essere molto bella questa specialità. Infatti, guarda. C'è il prezzemolo e poi l'aggiunta di origano pure, che non tanti... Non tanti gradiscono, magari un gusto un po' più forte, l'origano. No, l'origano comunque lo gradiamo pure noi. Quindi poco, no, giusto per... Origano calabrese, Giuseppe? Sì. Comunque deve essere un segreto del signor Giuseppe, quel tocco di origano che gli mette dentro, forse è un suo trucco. Guardi, è vero? Tutti i cuochi hanno una sua... Nel suo salvadanaio hanno un qualcosa di... Di segreto, ecco. Ma lei gli dice i segreti, Giuseppe? Sì, e perché no? Bravo. Sì, vede anche dai segreti. Però lui gli dice... Volevo salutare a Cristo perché l'ho sentito poco fa, comunque... Ma era impegnato perché l'amica gli ha lasciato il gatto Titti, Cleopatra, quindi... Cleopatra, sì. Era un po' impegnato, quindi... Mario, domani sera ci aspetta un'altra serata. Signora, volevo darti gli auguri di una buona fine e un buon principio. Grazie, ma io mi auguro di sentirti ancora, mi raccomando, vi ricordo. Tutti gli amici praticamente. Mi ricordo che l'uno. Lo stesso vale per il signor Giuseppe, che grazie, è molto bravo. Grazie infinito. Complimenti di nuovo. Signor Giuseppe, dite. Le critiche fanno parte, diciamo, del mestiere, quindi un buon. No, ma figuratevi. Esattamente. Anzi, ti sprona di più a lavorare ancora sempre. Sempre meglio, più. bravo, bravo caro Mario, e noi ci auguriamo di sentirti ancora in queste sere perché l'1 di gennaio con il nostro Polverino, Antonio Polverino, sì, da Vibo. Lo so che ci sono 4 ore di trasmissione, avremo... ho sentito pure quella di Natale, però sfortunatamente non riuscivo a vedere la trasmissione. Ah, già è vero, ce l'avevi detto quella sera che non riuscivi a vederci bene. Va bene, caro Mario, un saluto alla signora Carla e a tutta la vostra famiglia. Okay, grazie, caro Mario, ciao. Buona, tanti auguri. Grazie, buonasera, grazie. Mille. Grazie. Oh, continuiamo allora, noi con i nostri occhi. Questo ricamo. Pronto? Pronto. Simona, buonasera. Rosa da Cosenza. Buonasera, benvenuta. Buonasera. Ha visto che bei gnocchi che stiamo facendo? Buonissimi, tutto buono, col bravo, prezzemolo dentro, cuoco. Al forno. Complimenti al cuoco. Lei Rosa, grazie, come si sta preparando per questo Capodanno? Ci stiamo preparando, anche se siamo... Già stanchi dal Natale un po', vero? Siamo già stanchi, no? Sì, abbiamo cucinato stanchi. Così tanto in questi giorni, vero? Che è vero. Siamo un vero. Po' stanchi, meglio veder cucinare magari il signor Giuseppe, vero? Sì. E non farlo noi. Una domanda sì. A signor Giuseppe. Dite. Volendo mettere un'altra farina, mia figlia è celiaca. Volendo mettere una farina per celiaci, che farina si può mettere per questi gnocchi? La farina per i celiachi che vendono in farmacia. Si lavora bene, voglio scommettere un po' difficile. Sì, ma si può fare anche la pizza, guardi. Non è detto che uno è celiaco oppure diabetico o altre tipologie di malattie, insomma, ecco.
Vendono, ormai c'è la pizza e qualsiasi cosa. Oltre alla farina celiaci, quale altra farina si potrebbe mettere? Che c'è l'amido, la maizena, che potrebbe, ecco, che potrebbe andare anche bene. Voglio dire, l'unica è la farina per fare gli gnocchi. Certo, sì. Per cui la farina celiaci, insomma. Siccome vorrei mangiarle anch'io, non, ha capito? Sì, sì. Allora, magari con la farina diversa... un gusto che mai maizena oppure non lo so un'altra non vengono bene. No ma vengono bene, che volete, eppure la pasta, coloro che vanno a mangiare spaghetti o rigatoni o altro tipo di pasta, che volete, non è come, perché è priva di farina di la gluten. Pasta celiaca. Anzi, bisogna fare attenzione per la cottura, perché ha una cottura brevissima, ecco. Ho capito. A differenza di, senza fare alcun nome, della pasta comune, che di solito è 8, 10, 12 minuti, ecco. Ho capito. La ringrazio. Prego, prego. Signora, comunque mi chiedo in farmacia che c'è di tutto per i celiaci. Complimenti, lei è bravissimo. Grazie. Le ricette splendide da copiare veramente. Grazie. Questi gnocchetti poi sono fantastici. Infatti andiamo subito a vedere, perché io sono ansiosa di assaggiare, Rosa, sai? Infatti. Ciao, grazie. Okay. Rosa, un saluto a te e a tua figlia. Grazie altrettanto, Rosa. Allora, grazie. Io adesso... buona serata. Sì. Allora, per... l'ultimo piatto che poi mi serviranno i fagiolini, sì. Per una questione di tempo io li devo mandare in cottura. Sì, ho già la pentola predisposta, metto poco di sale, sì. E li vado a immergere nell'acqua. E poi ci torniamo dopo, benissimo, sì. Va bene. Ci torniamo dopo dei fagiolini, dovevamo fare solo questo passaggio, poi vi spiegheremo perché. I nostri gnocchi intanto. Sì, io adesso vado a fare il sugo, devo fare il sugo per i gnocchi. Noi abbiamo già dato tutti con passati di pomodoro. Pronto? Pronto? Beh. Pronto, buonasera, con buonasera. Chi parliamo? Pronto, ciao Simona, buonasera. Buonasera. Sono Antonella da Gioia Tauro. Antonella da Gioia Tauro, buonasera e benvenuta. Grazie, senti, volevo la ricetta degli gnocchi, cioè di come ha fatto gli gnocchi. Allora, anche se me lo dici fra un pochettino così vado a scrivere. Va benissimo, va bene, tanto lo ripeteremo anche prima della fine della trasmissione, va bene? Ok, va bene, grazie Antonella. Tanti auguri. Ciao anche grazie, a te, grazie. Ciao. Intanto procediamo con il sugo, allora. Altrimenti mi sa che non stiamo nei tempi perché abbiamo poi altri tre piatti. Sì. Pronto? Due. Pronto, allora. Buonasera. Buonasera, con chi parliamo? Con olio d'oliva. Senti, vorrei prima di tu salutare lei e poi... il collega Giuseppe. Sì, come si chiama? Siamo da Filadelfia, lui già mi ha capito chi sono. Ah, un grande chef, Tommaso. Tommaso, un grande questo chef. Questo è un campione della cucina italiana, un campione. Si fermi. Un campione. Come si chiama, ha detto? No. Il signor siamo... lui è molto bravo, si sta comportando molto bene. Tommaso, grazie, Tommaso. Sì. Bravo, mi piace pure il suo metodo che sta facendo. Quando viene qui da noi, Tommaso? Sarà difficile che io venga. Perché? Ho degli impegni a scuola e così via. Ma ci avrà un giorno libero durante sì, non cadere nelle insinuazioni. Bravo. No. Capito, lascia stare, fatti non capire. Sì, e difatti che vuoi, però alcune cose poi l'ho ci bloccato toccano, io, no? L'ho bloccato io. Ci toccano, perché se una cosa è bianca, perché dire che è nera? E insomma, siccome io ci tengo, come tanti altri cuochi, chef, che io saluto a tutti quanti, ecco, allora tante volte, ecco... Parte lei. Tante cose... Pure noi, tante cose... Però... stiamo attenti su altre cose, non cadiamo nel tranello. No, che bravo, c'è tua moglie, me la saluti tanto. Grazie, tanti saluti in famiglia, un Tommaso. Saluto alla conduttrice. Grazie caro Tommaso, grazie mille, se ci ripensa noi l'aspettiamo. Auguri. Arrivederci.